Ciao a tutti e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing da parte di extremehardware.com. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione il Cooler Master MM711, evoluzione del primo Master Mouse MM710, il quale integra un'illuminazione RGB e va un po' a migliorare delle lacune progettuali che ci sono state con il primo modello, ovvero l'MM710. Partendo dalla confezione, possiamo osservare una confezione molto elegante e classica, colorazione nera e viola. Viene riportata l'immagine illustrativa del prodotto, le principali caratteristiche tra cui l'immersione RGB, il peso di soli 60 grammi, quindi un mouse ultra leggero, il sensore da 16.000 dpi e switch per quanto riguarda i tasti principali dati per una durata di 20 milioni di click. La versione che abbiamo ricevuta è matte finish, quindi una finitura opaca di colore nero, come possiamo osservare. Nel retro della confezione possiamo trovare un'ulteriore immagine illustrativa e le classiche caratteristiche riportate nuovamente, riportate anche in diverse lingue gli aspetti principali del prodotto. All'interno della confezione troveremo velocemente una quick start guide, che ovviamente non ci servirà, un set di piedini in PTFE di ricambio, quindi molto buono e interessante. Ed infine il mouse stesso, che è il Master Mouse o l'MM711. Dando uno sguardo, possiamo osservare un design identico al predecessore, l'MM710. La versione 711, come dicevo poc'anzi, integra un'illuminazione di tipo RGB, quindi l'aspetto estetico sarà leggermente migliore, o comunque sarà ideale per coloro che adorano l'illuminazione RGB, quindi le lucine e quant'altro. Il design è super elegante e classico, colorazione matte finish total black. Come possiamo osservare, sono disponibili anche altre colorazioni, tra cui la matte white, quindi colorazione bianca sempre opaca, e due modelli lucidi, sia nero sia bianco. Come possiamo osservare, il design è bucherellato, ha una struttura one combo, quindi a nido d'ape, anche se in questo caso è più diciamo simile esagonale. Troviamo come sempre il logo della Cooler Master, che verrà illuminata dall'illuminazione RGB presente all'interno della scocca, dove c'è un po' tutto il set di LED che darà l'illuminazione. Troviamo i fori sia nel dorso sia nella parte, diciamo, quasi avanzata dei due tasti principali, i quali sono dotati di switch home/run. Questo è il suono che viene generato. Non ci sono più, diciamo, problemi di vicinanza dei tasti principali, comunque altre lacune a quanto riguarda la scocca. Troviamo un singolo tasto per lo switch di DPI, una rotellina di tipo cliccabile, anche questa retroilluminata, con un inserto in gomma per migliorare la scrolla. Questa sarà anche la seconda zona di illuminazione che potremo personalizzare tramite il software di gestione di Cooler Master, che è stato ovviamente migliorato e aggiornato per i nuovi prodotti della serie Master Mouse e anche per quanto riguarda headset e tastiere. Spostandoci nel lato destro possiamo osservare, come sempre, parte della struttura forata, che diciamo si estende più nella parte retrostante che in quella avanzata, una buona zona per poter appoggiare il pollice, due tasti laterali con un buon feedback, come possiamo sentire, finitura lucida, come vediamo. Spostandoci invece nel lato di destra, troviamo la stessa struttura, stessa superficie, una finitura opaca che comunque migliora il grip sul mouse stesso. Viste le dimensioni, un mouse per utenti claw grip e possibile anche una fingertip, ovviamente a seconda della dimensione delle mani, come ricordiamo sempre. Ci spostiamo nella parte frontale in modo da dare un'occhiata anche frontalmente al mouse. E infine ci spostiamo nel lato inferiore, dove troviamo sempre una zona forata. Tutto ciò, la struttura forata garantisce un peso di soli 60 grammi per il Master Mouse 711.
Troviamo i piedini, di cui due nella parte inferiore e uno più largo, ma sempre sottile nella parte superiore, informazioni relative al seriale e al part number del prodotto. E alla parte centrale troviamo un sensore che è un PixArt PMW3389 da 16.000 dpi, impostabile sia tramite il tasto per i profili dpi, sia tramite il software di gestione, quelle masse che dovremo installare sul nostro computer. Il cavo adottato dal Cooler Master MM711 è un altro Waves, quindi un cavo simil paracord molto flessibile e leggero, sempre rivestito in treccia di tessuto. Ed infine il connettore USB è placcato oro con un inserto viola all'interno. Insieme al MM711, Cooler Master ci ha inviato anche il tappetino, uno degli ultimi tappetini, ovvero l'MP860, è un mousepad double face, quindi abbiamo da un lato una superficie rigida, come possiamo osservare, molto scorrevole. E dall'altro troviamo la superficie in tessuto. In entrambi i casi troviamo il logo Cooler Master. Per quanto riguarda la superficie in tessuto, troviamo il logo nella parte alta destra. Questo sarà retroilluminato RGB, mousepad RGB. Infatti, lungo tutto il perimetro troviamo questo inserto in plastica semitrasparente che garantirà l'illuminazione RGB. Nell'altro lato invece troviamo sempre il logo della Cooler Master, però lo troviamo sull'intera superficie rigida del mousepad stesso. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto, sempre di una buona lunghezza, e il connettore USB anche in questo caso è placcato oro. Vi facciamo vedere un po' la scorrevolezza, diciamo, del mouse sul mousepad. Come possiamo vedere, sia i piedini PTFE sia un po' la superficie del mousepad stesso garantiscono una buona scorrevolezza al mouse, sia per quanto riguarda il lato in tessuto, sia per quanto riguarda il lato rigido. Velocemente posizioniamo il mouse sul mousepad che andremo a recensire e vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardro.com che trovate giù in descrizione. Vi consigliamo sempre di lasciare un like in quanto ci permettete di andare avanti con questo tipo di recensioni e con prodotti diciamo di ultima generazione e ultima uscita. E per tutto il resto vi rimandiamo comunque alla recensione. Con questo è tutto, un saluto allo staff e al prossimo video unboxing.